Laudoni e Francesco Brambilla addio, Stefano beccato con un'altra. Stefano Laudoni e Valentina Brambilla si sono già lasciati. La fine della storia tra i due cestisti, Stefano Laudoni e Valentina Viola Vignali, ha fatto molto discutere. Tra i due ex ci sono stati diversi scontri social, Laudoni ha dichiarato che tra lui e Valentina c'erano dei problemi abbastanza seri, invece la cestista ha raccontato la propria verità. Attraverso alcuni commenti su Instagram, la Vignali ha raccontato come sono andate le cose tra lei e il suo ex, affermando di essere stata tradita. La Guardia, ala della Super Flavor Milano, subito dopo la relazione con la collega cestista, ha intrapreso una relazione con Francesca Brambilla. Purtroppo le cose non sono andate come i due speravano e la storia è stata stroncata sul nascere. I motivi sono sconosciuti ma ci sono stati tentativi, falliti, di riavvicinamento da parte di entrambi. Stefano Laudoni, conclusa anche la sua ultima storia, pare si stia consolando con Miss Cinema 2013, Jennifer. Il leak tattico di Stefano Laudoni. In una società come la nostra, molto social, il mi piace tattico è scontato. Questa tecnica è molto usata da Stefano Laudoni, sempre presente con il suo leak sul profilo di Francesca Brambilla prima e di Jennifer ora. Durante la conoscenza con la buona sorte di Avanti un altro, infatti, il giocatore professionista è sempre stato presente sul profilo della bella bionda. La loro storia si è conclusa, invece, Laudoni ha smesso di dedicare questa piccola attenzione alla ragazza. Con la casula, Stefano sta usando la stessa tattica, sotto ogni foto della ragazza, infatti, che è il leak del cestista. Ci sono anche altri indizi che fanno capire un'ipotetica relazione tra l'ex di Valentina Vignali e l'influencer. Una cena a base di sushi per Stefano Laudoni e Jennifer. Jennifer è originaria di Bologna, Stefano Laudoni vive a Milano dove gioca a basket eppure sono riusciti a vedersi. Confrontando le Instagram story di entrambi si evince che ieri sera i due sono stati a cena insieme. Le foto dei piatti di sushi sono le stesse presenti su entrambi i profili e nella foto pubblicata da Stefano il tavolo era apparecchiato per due. Dopo la fine della storia con la Vignali, a quanto pare, Stefano Laudoni si diverte a fare il Latin Lover. Sarà il leak tattico a conquistare le ragazze?